Il programma Erasmus è uno dei programmi che ha avuto maggior successo dell'Unione Europea. 30 anni sono tanti, c'è stata una crescita, pensiamo che nell'88, quando per il primo anno l'Università di Torino ha inviato degli studenti in Europa in Erasmus, gli studenti erano 45. Oggi sono oltre 1200, quindi c'è stata una crescita esponenziale. Non basta, perché gli studenti iscritti all'università sono 70.000 e quindi bisogna, ovviamente, l'esperienza all'estero è fondamentale sia per lo studio sia per la formazione della personalità dello studente, e quindi dovremmo riuscire a incrementare il numero di studenti che vanno all'estero. C'è un problema ovviamente finanziario, ma se col nuovo piano settennale, il quadro finanziario pluriennale della Commissione europea, si riesce a avere un maggior finanziamento, potremmo anche aumentare gli studenti che vanno all'estero. Oggi l'Unione Europea è attaccata da tutte le parti, tutti i mali sembrano colpa dell'Unione Europea. Quindi il problema è che si è fatta l'Europa senza coinvolgere i cittadini. Qui non c'è stato un processo di europeizzazione dei cittadini europei, che sono rimasti cittadini degli stati nazionali. L'Europa su questo è stato un po' carente. Il programma Erasmus è fondamentale nel creare il cittadino europeo, ma gli studenti che hanno partecipato all'Erasmus sono 4 milioni, gli abitanti dell'Europa sono 500 milioni. No? Quindi oggi più che mai il programma Erasmus è fondamentale per creare il demos europeo, per far capire ai giovani l'importanza di stare in Europa in un periodo appunto in cui l'Europa è sotto attacco da più parti.